come l'ha cantata Raul? Bene mi pare. Bene mi pare. Bene mi pare. Perché dovete sapere che Nunzio era molto severo. Ma com'era dietro le quinte quando si provava? Terribile, terribile. Ho girato, sono molto emozionata. Perché? Come sono bene? Emozionata perché io sono con dei capisaldi della televisione e della radio. E dei capi. Questa è, c'è l'emozione. Sì. Lui era, c'era la sua serietà. Ah, non si poteva scherzare assolutamente. Il suo aplomb, no? Certo, lui, i miei cari amici vicini e lontani, i lontani non gliene importava nulla, ma i vicini erano importantissimi, non si poteva dire neanche bah. Niente. Anzi, qualche volta che ho chiesto Nunzio com'è andata, la sai fare meglio, sai. Quindi così. Sì, sempre a tutti, mica solo a me, a tutti quanti. Quindi pronto con una critica costruttiva. La puoi fare però. Meglio. Sempre questo. Sempre quello. Sempre questo, quindi sì. La prossima volta si può migliorare. Si può fare meglio, sempre. Nunzio, ma è vero che lei ha preso un grande insegnamento da Mike Bongiorno? Quale? No, semmai... No, ma lei mi ha detto una cosa stamattina, no? Il grande insegnamento che Mike le ha detto che nella vostra professione bisognava essere pagati, perché lei inizialmente non si faceva pagare, amava talmente tanto il suo lavoro. No, io ero un impiegato della RAI e avevo uno stipendio mensile. Sì. Quindi... Ma tu hai sempre detto che Mike Bongiorno vi ha insegnato... a fare del vostro lavoro anche un po' un business, che voi non facevate perché tu mi dicevi che ti piaceva talmente tanto che non vedevi perché dovevi essere pagato per fare una cosa stupenda. Era così Nunzio? Sì, ha ragione. Senta Nunzio, io voglio chiederle, che cosa le manca di più di quel Sanremo, di quegli anni, di quell'atmosfera che si respirava al festival? Che ricordiamo che il festival inizialmente era nato per tenere compagnia ai giocatori al casinò, perché mentre giocavano loro sentivano le canzoni. 20 canzoni, pensate, cantate da soli 3 cantanti nella prima edizione. E li ricordiamo anche, Nunzio, questi cantanti. I nomi di tutti non posso ricordarli. Nella prima edizione c'è la Nilla Pizzi. Nilla Pizzi. Gino La Tigrella. Il duo Fasano. Il duo Fasano indimenticabile. Indimenticabile. È Achille Togliani. Achille Togliani. Achille Togliani. Facciamo un bel applauso. Un bel applauso. Tutti quelli che non sono grandi artisti che non sono più con noi. Ma che tutte le volte che noi sentiamo, mettiamo su un disco, i famosi microsolchi. È una commozione. Un'emozione grande. Qual è la musica che lei riascolta più volentieri? Quando accende magari un giradischi, Nunzio? Ma la musica è tutta bella, quindi non c'è una preferenza. Viva la musica, quindi! E poi le note sono solo 7. Le note sono solo 7, quindi. E quindi? Girale come vuoi, girale da una parte e dall'altra, sono sempre belle. Ma lei oggi lo segue il Festival di Sanremo? Le vallette di oggi, le nuove vallette, le presentatrici, quelli che affiancano i presentatori di oggi. Lei li segue? Ma io, siccome sono affezionato a questa trasmissione, che mi pare un po' mia, ecco. È sua questa trasmissione, lei è il papà del Festival di Sanremo. Vero! Non mi sembra un po' mia. È un'impronta indelebile che è stata data a questo festival. Adesso naturalmente è cambiato, però l'impronta principale è quella. Con la grande orchestra di Cinico Angelini. Ecco, e non Nunzio, bisogna dimenticare... Non dimentichiamola. Che la vera protagonista... I cantanti mi scusino, ma è stata l'orchestra del maestro Angelini. Nunzio, è vero. Io devo chiudere questo collegamento con grandissimo malincuore. Io rimango qua con voi. Un saluto da Rodello. Io vorrei fare un grande applauso a Nunzio Filogamo per stare con noi ancora tanti, tanti anni. Grazie a tutti. Grazie, complimenti. Questo è stato.